scongiurati i rincari dei pedaggi per A24 e A25, un pericolo scampato per via dell'approvazione nella notte tra lunedì e martedì di due emendamenti al decreto infrastrutture e trasporti, afferma tra gli altri della deputata del PD Stefania Pezzopane. Gli aumenti erano stati sospesi fino al 2021 per via di un precedente emendamento e sarebbero scattati dal 1 gennaio 2022 con una impennata di oltre il 34%, un salasso per famiglie e imprese. Il primo provvedimento, il 2.7, riguarda Tutte le concessionarie con i PEF scaduti, tra queste Strada dei Parchi. Il secondo, riformulato dal governo, allinea la proroga del blocco aumenti per Strada dei Parchi a fine 2021 visto che un precedente emendamento al decreto Sisma bloccava gli aumenti fino al 31 ottobre. Una notizia importante e positiva, ha commentato la deputata Dem Pezzopane. Gli aumenti vengono dunque bloccati nuovamente fino al nuovo periodo regolatorio definito dai PEF, i piani economici e finanziari. Ho chiesto al governo, prosegue Pezzopane, e in particolare al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e al Ministero delle Economie e Finanze, di sostenere il blocco degli aumenti anche con strumenti successivi fino all'approvazione del PEF di Strada dei Parchi, che rappresenta il vero obiettivo politico. Mi auguro, conclude la deputata deputata Dem, che rapidamente venga approvato il PEF riguardante strada dei parchi, che consente un investimento di oltre 5 miliardi per modernizzare e mettere in sicurezza le nostre autostrade. Resta peraltro confermato l'incontro di domani mattina, ore 10, a Roma, tra il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e una delegazione di sindaci che avevano annunciato una manifestazione di protesta davanti agli uffici del ministero di Via Nomentana. Mobilitazione che resta, nonostante gli ultimi sviluppi, proprio perché si ritiene necessaria l'approvazione nel più breve tempo possibile del PEF.